Il bear market su Bitcoin che sta per diventare il più lungo di sempre. Eccoci qua, io sono Francesco, in questo canale parlo di finanza personale, azioni e criptovalute. Oggi parliamo di Bitcoin. Non ne abbiamo parlato da un po' di video nel mio canale, però oggettivamente ho continuato a studiare il protocollo, ho continuato ad informarmi, ho continuato a fare le mie ricerche e a portare avanti diversi progetti. Sul mio canale Discord abbiamo anche lanciato un bot automatico che si occupa di generare un numero di telefono per qualsiasi uso uno ne voglia fare, a partire da un pagamento di 3000 satoshi che non va a me ma va bensì al provider di questo servizio, quindi vi lascio qua il canale Discord in descrizione se volete andarvi a vedere questo bot. E siamo qua oggi perché sono più o meno 380 giorni, 390 giorni che Bitcoin è in un ciclo ribassista. Infatti dall'ultimo massimo non si è più rivista una rivisitazione su quei livelli. Questo attesta che questo è il ciclo ribassista più lungo della storia, dopo quello del 2013-2015, che ha portato Bitcoin a essere in negativo per 410 giorni. Ora, sicuramente non vedremo un nuovo massimo domani, però non potremo neanche vedere solo rosso ancora per sempre, ed è per questo che nasce questo video. Infatti più o meno da adesso servirebbe fare un 230% per ritornare ai massimi. Se vediamo mediamente la percentuale di drawdown, ovvero di discesa, in un mercato ribassista, possiamo vedere che ci si attesta intorno all'85%. Abbiamo ritracciato quindi di un 75-77%, potremmo aspettarci ancora un 8% dai massimi di ritracciamento, quindi andare da un livello dai 10.000 ai 13.000-14.000 dollari, che da adesso sarebbe più o meno un meno 20%. Possiamo vedere che c'è un gap, tra l'altro, dal supporto a 16.500, che non ha già tenuto una volta perché il prezzo è già rimbalzato, ai 13.750. Questo gap significa che è una zona con pochi ordini, con volumi quindi che si potrebbero triggerare o sopra i 16.000 o sopra i 13.750. Se saltano questi due livelli si scende ancora di più. C'è un vuoto volumetrico, ma soprattutto un vuoto di ordini. Se andiamo a vedere un order book, sicuramente non ci sono tutti questi ordini su questi livelli, perché la gente se lo aspetterebbe più in sotto, ed è proprio questo che mi preoccupa. Cioè, se tutti se lo aspettano sotto, il prezzo potrebbe ripartire e lasciare la maggior parte delle persone a bocca asciutta. Per questo il mio piano su questo tipo di asset non è quello di fare un all-in a un certo punto, ma è piuttosto accumularlo nel tempo quando il prezzo sta al di sotto di una soglia che io mi sono prefissato. Chiaramente questi video non vogliono essere dei consigli finanziari, delle sollecitazioni all'investimento o qualsiasi atto o fatto che vi potrebbe portare a investire e o perdere i vostri soldi. Questi video sono a scopo informativo e a scopo, diciamo, di intrattenimento e di diario di bordo. Il mio canale nasce come un diario di bordo e quindi tutto quello di cui parlo è fatto solo ed esclusivamente per tenere traccia di quello che ho fatto nel tempo, in modo che io possa rivederlo nel tempo e capire cosa ho sbagliato, se eventualmente qualcosa è andato male, e perché ci avevo visto giusto, se qualcosa è andato bene. La media 400 giorni, la media 400 periodi quindi, è più o meno sul livello dei 13.000 dollari, e la media a 200 periodi è più o meno sul livello dei 20.000 dollari, quindi ci troviamo, diciamo, compressi tra queste due medie, che ricordiamo sempre sono dei lagging indicator, cioè indicatori di ritardo, che non vuole dire niente questo, però spesso si è visto che, faccio un esempio sull'S&P, se noi avessimo comprato ogni volta che il prezzo dell'S&P supera la media 200 periodi e venduto ogni volta che l'S&P toccava la media 200 periodi a ribasso, e si sarebbe potuto portare un rendimento migliore del fatto di comprare e tenere l'S&P. Stessa cosa su Bitcoin, difficilmente si esce dalla media immobile a 200 periodi, però diciamo che è un indicatore che indica che in questo momento il prezzo non è mai stato così, diciamo, negativo, ma soprattutto penso che siamo al di sotto della media 200 periodi perché lo scorso ciclo di bull market è stato parecchio diverso rispetto agli altri. In particolare ci sono stati due spike rialzisti che hanno, diciamo, smorzato la tendenza rialzista base che ha Bitcoin, diciamo, ad andare dritto per dritto in alto, e questo smorzamento ha portato anche a non, diciamo, riuscire ad adempiere allo stock to flow, ovvero a quel modello, diciamo, ipotetico che funge da bussola, che basa proprio le sue proiezioni su un grafico logaritmico che proietta il prezzo di Bitcoin nel tempo al fine di trovare una quadra tra emissione di Bitcoin data dal mining e circolante totale. Infatti il rapporto è basato sullo stock, cioè la fornitura totale, e il flow, cioè l'immissione di moneta. Esiste lo stock to flow per qualsiasi materia prima, ad esempio l'oro ha uno stock to flow, eccetera. Lo stock to flow di Bitcoin rispetto agli altri modelli stock to flow è un modello logaritmico che tende a un limite, appunto, che sono i 21 milioni di fornitura totale, e per questo con un flow che si dimezza ogni anno, quindi con un denominatore che si dimezza ogni anno, e con uno stock, che in questo caso è la fornitura totale, che è fisso nel lungo periodo ma comunque nel breve
breve è aumentato solo del flow che si dimezza ogni 4 anni, sinceramente è molto interessante questo modello. Detto ciò, abbiamo visto che c'è stato un crollo di FTX, vi lascio qua il video, il crollo di Luna quest'anno, salterà magari qualche altra piattaforma di lending and borrowing, sono già saltate Celsius, Voyager e tante altre piattaforme. Bear markets create bitcoiners, bitcoiners create bull markets create shitcoiners, shitcoiners create bear markets. Questo dovrebbe essere il meme che riassume un po' la situazione attuale e dovrebbe essere anche un, diciamo, vademecum, un memorandum su quello che in realtà è questo tipo di mercato, ovvero un mercato che porta a creare dei massimalisti dal momento che succedono dei disastri inimmaginabili come quello che è successo con FTX. Notizia del giorno inoltre è che mentre tutti parlano male di Bitcoin, Bitcoin è morto e Bitcoin sta per fallire, JP Morgan ha registrato un dominio di un wallet registrato a nome JP Morgan, quindi uscirà il wallet per i detentori, per i correntisti di JP Morgan, per tenere le proprie criptovalute su un wallet gestito dalla banca. Interessante vedere che il prezzo continua a scendere e il total hash rate continua a salire, ma lo vedremo dopo nel video. E in questo momento, vedendo questo grafico qua, questo è il grafico di tutta la market cap meno Bitcoin, possiamo vedere che è su i minimi di giugno 2022 e da qua il prezzo può o salire o scendere. Io credo che se scendesse significherebbe che tutta quella liquidità sta finendo su Bitcoin o comunque sta uscendo dal mercato, ma principalmente sta andando su Bitcoin, mentre se salisse ci potrebbe essere un mini rally delle altcoin. Non credo che ci sia, perché il sentimento è sotto zero e quando il sentimento è sotto zero ci può essere solo un leader che porta il sentimento su di tutto il mercato, che in questo caso è Bitcoin. Questa total market cap è anche, diciamo, drogata dal fatto che le stablecoin portano tantissima market cap. Infatti anche guardare la dominance di Bitcoin al giorno d'oggi non ha più senso come una volta, perché la dominance di Bitcoin in questo momento è, diciamo, attaccata anche dalle stablecoin. Le stablecoin che in questo momento capitalizzano le più grosse dai 60 ai 40 miliardi di dollari, quindi solo le due stablecoin più grosse fanno quasi 100 miliardi di dollari da sole, che fondamentalmente è più o meno il 60-70% della market cap di Ethereum. Quindi questo implica che Ethereum più stablecoin valgono quanto Bitcoin, e questo implica appunto che sicuramente Bitcoin non è più, diciamo, dominante come una volta in termini di market cap, ma solo dovuto a questo, alle stablecoin. Quindi si potrà vedere nel breve un grafico rialzista o ribassista di Bitcoin e di conseguenza un grafico ribassista o rialzista delle altcoin, perché si muoverebbero dalla parte opposta, perché non ci sono incentivi in questo momento a entrare al mercato con tanta liquidità. Siamo comunque a più o meno un anno e mezzo dall'halving, è stato stimato che sarà più o meno il 20 aprile 2024 e siamo in una zona, diciamo, molto value, cioè una zona di ritracciamento che di solito coincide con i minimi del ciclo ribassista. Infatti di solito quando ci si sta prestando a fare un nuovo halving il prezzo si deve essere già un po' ripreso, perché il prezzo dopo l'halving non è che schizzi a rialzo, però comunque deve stare su un livello un po' più alto, perché chiaramente verrà dimezzata l'emissione, se no i miners non possono in nessun modo essere profittevoli nel breve periodo. Miners che ci troviamo davanti anche a una cosa molto interessante, ovvero Core Scientific, che è un'azienda quotata al Nasdaq, che è uno dei più grossi, diciamo, minatori di Bitcoin, e prevede che entro la fine del 2022 le sue risorse saranno pressoché che terminate e quindi che non potrà neanche riuscire ad adempiere i suoi debiti, e questo potrebbe avere un impatto sul total hash rate in generale sull'industria del mining. Perché? Perché loro sono il 10% della potenza di calcolo sulla rete, quindi se chiudessero le macchine sicuramente ci sarebbe un maggiore, diciamo, efficientamento per gli altri miner, ma sicuramente questo non gioverà alla rete in termini di sicurezza. Le azioni della società hanno perso il 98%, adesso si comprano per 15, stavano fino all'anno scorso a più di 10 euro, quindi diciamo che si potrebbe anche pensare a una scommessa su questo tipo di aziende, anche se io mi sento di sconsigliarla, perché letteralmente a quel punto è come andare al casino, no? Cioè tu speri che questa azienda con delle gravi crisi di liquidità riesca a sopravvivere, e chiaramente se sopravvive dopo in un eventuale ciclo rialzista sono tanti soldi, però non è neanche detto che ci arrivi al 2023. Come detto prima, comunque siamo in più di un anno di downtrend e sicuramente Bitcoin in questo momento deve, e comunque sicuramente anche con i prossimi mesi, con il cambio di politica monetaria della Fed, sicuramente avrà un giovamento in termini di prezzo. Questo perché? Perché comunque il rialzo dei tassi non può essere illimitato. L'inflazione che abbiamo visto finora ha avuto dei picchi in America del 9%, però questa inflazione implica che il prossimo anno, nello stesso mese, i prezzi si rifaranno a quel 9% del primo anno di incremento, e quindi non credo che l'inflazione si attesterà sul 9%, sarà magari al 3-4%, perché essendo i prezzi dell'anno prima molto più alti è molto difficile che il prezzo aumenti anche l'anno dopo della stessa percentuale, a meno che chiaramente non ritornino a stampare, eccetera. Questo cosa implica? Che secondo me per marzo-aprile potremo vedere gli ultimi rialzi pesanti dei tassi della Fed, si potrebbe essere quindi a un 4,5-5%, che equivale quindi un mutuo in America a essere più o meno sul 9% annuo
diciamo, costo. Questo dovrebbe anche portare a un blocco dell'economia, soprattutto l'economia immobiliare, un crollo dei prezzi dell'immobiliare, eccetera, e questo dovrebbe quindi calmare l'inflazione. L'inflazione che, se viene calmata, potrebbe portare la Federal Reserve a rivedere la politica di aumento dei tassi, magari tenendoli stabili o addirittura diminuendoli di uno 0,25 punti base, quindi si potrebbe piano piano magari puntare a un 4,25 anziché stare a 5 punti base. Quindi secondo me per metà 2023 potremmo essere fuori da questa situazione hawkish e iniziare a rivedere magari una politica un po' più verso i mercati. Questa politica quindi potrebbe essere un driver per la crescita di Bitcoin in vista comunque dell'anno successivo, che deve essere per aprile, comunque ci sarà un halving, volente o nolente la politica monetaria, e quindi sicuramente in questo momento è impossibile beccare il bottom, però comunque a mio parere siamo abbastanza vicini, cioè si può scendere ancora di un 20-25%, ma più o meno il livello è quello, cioè a livello di ritracciamento è quello, a livello di sentiment tutti sono ribassisti, quindi diciamo quando il sangue scorre per le strade è il momento di comprare, diceva il barone Rothschild. Io non mi sento di dare consigli finanziari a nessuno, anche perché adesso secondo me è il momento un po' più di analizzare a livello grafico quello che vi sto dicendo tutto il video. Ed eccoci qua nel grafico, ragazzi. Allora possiamo subito vedere che abbiamo avuto un mercato ribassista parecchio marcato, infatti siamo dai massimi a un meno 76%, e ricordiamo che mediamente i bear market arrivano al meno 83%, quindi più o meno ci si ritroverebbe verso gli 11.600, 10.000, 12.000 dollari circa come media, che ci si potrebbe aspettare questi valori, e soprattutto perché, chiaramente sono solo ipotesi queste, no? Perché comunque il mercato rispetto a quando Bitcoin stava a 10.000 dollari è cambiato davvero tanto. Cambiando davvero tanto, secondo me, c'è tutta la questione che adesso è un mercato più maturo, un mercato che ha avuto tante sfide da affrontare, ma anche tante sconfitte e vittorie. Ci sono tanti più player che sono in questo ecosistema, e ci saranno in futuro sempre più player che potranno adottare questa tecnologia. Cosa ci si può aspettare dal prezzo? Beh, sicuramente in questo momento, se andiamo più magari a guardare nello specifico, possiamo subito vedere che sul giornaliero la media 200 periodi adesso sta più o meno al livello 20.000, no? Nei prossimi giorni più o meno sarà in questo livello qua, quindi già una rottura della media 200 periodi, che non vediamo questo tipo di rottura da ben il settembre 2021, che è stata più o meno anche la data in cui c'è stato il secondo, diciamo, impulso che ha portato il prezzo a fare all time high, questo impulso da ben 50% del prezzo, quindi non lo vediamo dallo scorso bull market. Ora, per superare questo tipo di media serve davvero molto poco. Si pensa già a un'inversione di trend, infatti vi lascio qua questa foto che è abbastanza, diciamo, fa capire dove siamo, si basa sul modello stop to flow, però quello che dico io è che prendere il bottom è impossibile, soprattutto se siamo a livello di investitori retail, e ha più senso invece fare delle piccole entrate, ricordando sempre che questi non sono consigli finanziari o sollecitazioni all'investimento, ma semplicemente stiamo analizzando il prezzo di Bitcoin nel mese di fine novembre, inizio dicembre. In questo momento sicuramente siamo in una fase conclusiva del bear market di Bitcoin, primo perché siamo in uno dei bear market più lunghi della storia. Mediamente i bear market sono mercati estremamente, diciamo, brevi rispetto ai bull market, proprio perché il bull market è molto più lento, però in questo caso siamo di fronte al secondo bear market per lunghezza. Quello più lungo fu da 410 giorni, dal 2013 al 2015, in questo caso siamo già da ben 380 giorni con un prezzo che declina, un declino più o meno marcato, chiaramente. Possiamo vedere che abbiamo già avuto un meno 75%, un minimo totale a un meno 77%, si può scendere ancora un po'. Di fatto comunque il mercato, quello del 2015, aveva portato a un meno 85%, quindi con un meno 85%, considerando che comunque il passato non è indicativo del futuro e tutte le parole che si dicono sempre, sarebbe sui 10.000 dollari come bot. Valore di prezzo che è abbastanza, diciamo, ipotetico, perché se andiamo a visualizzare cosa c'era a 10.000 dollari, diciamo che c'è veramente il vaso di Pandora, cioè nel senso, andiamo un attimo a zoomare cosa c'era a 10.000 dollari. Cioè, l'ultima volta che si sono visti su Bitcoin i 10.000 dollari, che sarebbe un meno 85%, era ottobre 2020, e sinceramente è cambiato davvero tanto, a partire dai player che ci sono nel mercato e soprattutto a quanta divulgazione è stata fatta. Ora, chiaramente il passato non è indicativo per il futuro, però possiamo vedere che da adesso per un nuovo all time high
sarebbe un 344%. E voi direte che è davvero tanto, ed effettivamente è davvero tanto, ma quanto è probabile che non rivedremo questi numeri qua, un 322? Quanto è probabile che non rivedremo questi numeri? Sinceramente non lo so, io non ho la palla di cristallo, però possiamo vedere diversi dati su blockchain.com e qua possiamo vedere nello specifico questo indirizzo, che è l'indirizzo dove si può fare le donazioni al sito bitcoin.organization, quindi se volete donare dei soldi, donateli agli sviluppatori Bitcoin, oppure sul mio canale Discord, che lo trovate in descrizione. Comunque qua vi lascio un QR code a schermo. Se noi andiamo a vedere un attimo su Charts, possiamo vedere un po' di informazioni. Allora, prima di tutto, che il market price di Bitcoin è 16.400 dollari, l'average block size in megabyte è 1.16 megabyte, ci sono più o meno 224.000 transazioni al giorno, e i bytes per ogni mempool sono 3 milioni e 200. Cosa interessante di questo sito è che si può vedere il circolante di Bitcoin. Possiamo vedere che appunto si smussa la linea ogni halving, no? E ogni halving, quindi l'emissione di Bitcoin, viene dimezzata. Interessante perché? Perché negli ultimi 3 anni possiamo vedere che c'è stato questo smussamento che ha portato alla nuova emissione di Bitcoin. I Bitcoin emessi fino all'ultimo halving erano più o meno 18 milioni, ora siamo a più o meno quasi 20 milioni di Bitcoin, 19 milioni e mezzo di Bitcoin. Come numero sono davvero molto vicini ai nostri 21 milioni, cioè ci sono meno di 2 milioni di Bitcoin che verranno minati nei prossimi 100 anni. Davvero, davvero trovo che sia assurdo che non si sconti nel prezzo questa cosa qua. Oltretutto, secondo me è molto interessante da vedere anche il total hash rate in questo caso, se lo andiamo a vedere nello specifico, è in continuo rialzo nonostante il prezzo sia a ribasso. Queste divergenze in passato hanno sempre portato, vediamo nello scorso ciclo di bull market prima dell'halving, a una rincorsa del prezzo per riprendere questa soglia dell'hash power. Ora, io non dico che sarà così, perché probabilmente se il prezzo continua a scendere potrebbe esserci una capitolazione dei miner. Ad esempio, quello che è successo qua, no? Qua è iniziato il prezzo a crollare, e su questo crollo i miner hanno preferito spegnere le macchine, in modo che quando sono arrivati a questo bottom qua, con l'aggiustamento della difficoltà che la rete ha come proprietà intrinseca, riuscivano a essere profittevoli per i 10 giorni successivi, dato che appunto potevano sparare le loro ASICs a 1000 e avrebbero avuto i profitti di questa potenza di calcolo, però con questa potenza di calcolo qua. Detto ciò, l'hash rate è in rialzo. La distribuzione dell'hash rate, come sempre, è estremamente poco diversificata. Ci sono le solite 3-4 pool enormi e tutti gli altri a seguire. In questo momento transare su Bitcoin è estremamente conveniente. Infatti, dopo lo spike che abbiamo avuto nel 2021 di più o meno 30 dollari, 50 dollari per transazione, di 30 dollari per transazione, e nel 2018 di 35 dollari per transazione, ora si transa tranquillamente con Bitcoin sui, diciamo, sul dollaro più o meno. Quindi con un dollaro voi potete fare una transazione on-chain, che non è affatto male, soprattutto se si vogliono fare operazioni di vario tipo per spostare fondi. Quindi in questo momento anche spostare non è affatto male rispetto al passato. La difficoltà del network è in costante aumento, appunto l'hash power è in costante aumento, e la grandezza media in termini di transazioni all'interno del blocco è costante negli ultimi mesi, quindi si sta continuando a utilizzare il network nonostante il prezzo stia scendendo. Ora, questo sito potete trovare un sacco di altri valori interessanti, ad esempio la 200 Week Moving Average Heatmap, che chiaramente porta a fare delle considerazioni sui prezzi attuali, che si sta, questo più o meno è uno stock to flow, diciamo, parabolico, che indica più o meno le zone calde rispetto a un lag indicator come una moving average, una media mobile. Poi ci sono i Bitcoin Profitable Days, dove si può vedere che a partire dall'anno scorso, appunto, non si sono visti giorni in profitto. E i giorni in profitto dai prezzi attuali sono anche alcuni giorni del 2017. Quindi diciamo che se voi entravate su Bitcoin una volta al giorno per tutti i giorni in cui il network è stato in funzione, con la stessa cifra, quindi con 10 euro, voi sareste stati in profitto mediamente l'83% delle volte, dato che comunque a partire da più o meno un anno e mezzo non sareste più in profitto perché siamo sotto quei livelli lì, anche se più o meno il massimo che si è toccato era qui, e quindi il mercato ribassista è a partire da questo prezzo qua. Chiaramente il passato, come dico sempre, non è un'indicazione
indicatore per il futuro, però possiamo vedere che il network sta crescendo, il total hash rate sta crescendo, ci sono un sacco di altri dati che adesso commenteremo assieme che stanno a far capire che tutto sta crescendo, però il prezzo è fermo. Ci sarà un halving, come abbiamo visto all'inizio, a breve, nel senso che nel 2024 ci sarà questo halving. Questo halving comporterà sicuramente uno smussamento ulteriore di questa curva che potrebbe smussarsi appunto dimezzando la sua inclinazione attuale e quindi diciamo che se in questo caso l'inclinazione è y uguale 2x, dalla prossima sarà y uguale 4x e quindi lo smussamento tenderà verso destra un po' più velocemente e quindi appunto l'emissione di Bitcoin diminuirà della metà giornaliera e questo porterà chiaramente una valorizzazione del protocollo come è sempre successo qua non sono a predire il futuro ma è solo un meccanismo di domanda e offerta e soprattutto un meccanismo di costo opportunità. I miner non sono ancora capitolati, ci troviamo in una fase dove comunque stiamo aspettando la capitolazione. La capitolazione di solito coincide con un diciamo, momento dove si sta andando verso appunto, la chiusura del bear market. Ricordiamo che per raggiungere il minimo storico di bear market mancano ancora relativamente pochi giorni e dopo sarà una volta i mag di bear market e quindi sarà tutto da vedere. Detto ciò, andiamo alla conclusione del video. Ed eccoci qua alla fine del video, spero che il video vi sia piaciuto. Io sono Francesco, in questo canale parlo di finanza personale, azioni e criptovalute. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale YouTube, siamo 500, siamo arrivati a 500 finalmente, ma non è mai abbastanza, quindi arriviamo a 1000, magari in meno tempo, se riusciamo. E vi lascio il canale Discord qua, community di più di 100 membri, live ogni martedì e soprattutto community di persone che hanno voglia di imparare. Ci sono bot automatici, bot molto interessanti per riuscire magari a capire meglio il mercato. Potete chiedere quello che volete. Tutto gratuito, entrate nel canale Discord e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.